Matilde, Caterina, Gaia, Lavinia, mi chiamo Mattia, Agnese, Ludovica. Uscire, fare le cose che mi piacciono e poi sicuramente i miei fidanzati, i miei amici, quindi i miei amici. L'ambiente scolastico. Il contatto umano è una cosa che si sente la mancanza del contatto. La scuola e lo sport. Quella quotidianità di prima, che è stata la cosa che è stata più turbata. Uscire con i miei amici, andare a fare shopping e basta. Ho cucinato con mia madre. Che ho fatto di più? Ho pitturato il mio armadio. Ho fatto un libretto sul coronavirus che lo descrive con una filastrocca. Ho fatto un quadro per mia zia. Nell'allenamento appunto che sto facendo in questi giorni ho coinvolto anche i miei familiari. Sicuramente scrivere, cantare. Capito le persone a cui tengo veramente. Vedere anche il mondo da un'altra prospettiva, di riflettere di più. Ci renderemo conto molto di più delle piccole cose finito tutto questo. Che passo più tempo con la mia famiglia. E magari anche riposarsi un po' di più. L'inquinamento sta diminuendo. Dover per forza fare tutto quello che prima facevi magari in diverse sedi, adesso sempre nella tua camera, no? Non posso andare a scuola, non posso stare al parco sotto scuola. Sentiamo di più le nostre emozioni, le nostre sensazioni, entriamo più a contatto con noi stessi, questo diciamo che può sicuramente spaventarci. L'isolamento. Quella delle interazioni. No, non ho scoperto nuove passioni perché sono piuttosto impegnato tra studio per scuola, studio per l'università. No. Sto coltivando le mie più grandi passioni, dipingere, disegnare. No, principalmente ho rispolverato vecchie passioni. Ho riscoperto passioni che già avevo prima, che però avevo trascurato, sì. Cucinare. Certe volte ci sono dei momenti in cui mi angoscio. La creatività. Sicuramente la nostalgia. Per ora la soddisfazione, perché appunto creare e mettere a posto, comunque alla fine di un lavoro c'è sempre la soddisfazione. Sono spesso annoiata e... La frustrazione ovviamente di non poter uscire di casa. Noia. Incontro i miei amici. Vedere appunto le mie amiche, anche solo per prendere un caffè o andare a fare una passeggiata a Villa Pampini. Le cose di sempre, solamente che le farò appunto come dicevo prima, rendendomi conto molto di più di quanto sia bello farle. Nuotare. Penso che abbraccerò proprio con un abbraccio sincero le persone che ho capito essere importanti per me. Ricominciare a fare quello che non posso fare in questo momento. Andare a scuola e vedere i parenti fare una grande festa.